28 ottobre 2009. La prima di Michael, ovviamente. Aspettiamo di vedere una parte di quello che non siamo riusciti a vedere a Londra. Sai, già da un mese sono emozionata, quindi... Come si fa a non andare a vedere Michael Jackson? Sono emozionata, cioè al massimo non riesco, sono tremo, non lo so quello che ho. Dio ha creato la danza, il ballo, l'amore e ha detto a Michael, mostrali al mondo. This is the moment. This is it. 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 Cioè io sono stata 2 ore con l'adrenalina addosso. Per me è unico e speciale. Infatti anche a 42 anni sto piangendo perché non riesco ancora ad accettare che sia morto. Ha dato tutto se stesso. Credo sia un modo diverso di ricordarlo. È una grande emozione. Mette una forza, un'energia, non so. Il mito. Io ci farei 100 ore di film, non lo so. Michael Jackson è Dio, infatti mi farà il tatuaggio. Io suggerirei agli uomini soprattutto di cominciare a ballare anche loro, di liberare il loro corpo, di essere eleganti, di cercare di somigliare all'eleganza che ha espresso questo grande artista. È il caso veramente di andarlo a vedere. Si può vedere 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte. Sei commossa, hai pianto? Sì, un pochino, però vabbè, questo taglio. Il genio, scusate, oggi non ce ne sono più. Sì. Veramente emozionante. È come rivivere qualcosa che già hai visto. Sono tanti ricordi insieme. If you care enough for the living, make a better place for you.